In un'aula del Senato praticamente deserta è iniziata la discussione del DDL sulla diffamazione, il cosiddetto Salva Sallusti, DDL licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato. Il testo, se da un lato abolisce la pena del carcere per i giornalisti, prevedendo invece pene pecuniarie, dall'altro prevede un'ulteriore ipotesi di aggravante in caso di coinvolgimento dell'editore nella diffamazione dolosa. Nonostante la discussione sia appena iniziata, numerose sono già le polemiche. Ritengo, pur non essendo un esperto di giustizia, ma comunque mi occupo di media, che una legge di questa rilevanza meritasse l'Aula e soprattutto meritasse un'attenzione più ampia della pubblica opinione, di legiferare con addosso anche l'attenzione della pubblica opinione. Per questa scelta noi siamo stati aggrediti ed insultati dal giornale e dal signor Sallusti, con tanto anche di foto quasi segnaletiche in pagina nazionale del giornale, quasi come dire, come una virata minaccia. Devo dire che con amarezza che mi dispiace che dalla Presidenza del Senato non sia partita nessuna stigmatizzazione di questa aggressione da parte del signor Sallusti, il quale non è una vittima di un reato di opinione. Ben ha detto il collega Mori, in Italia non vige uno stato di polizia, ma è colpevole in 3 gradi di giudizio del reato di diffamazione, che è un reato, come tutti hanno qui segnalato, particolarmente odioso e particolarmente grave. Quindi credo che si sia sbagliato a partire da questo caso per affrontare un tema molto importante come quello di rivedere le norme sulla diffamazione a mezzo stampa. Certamente, come dire, partire da un caso di una persona che usa spesso la penna come se fosse il manganello non è partire col piede giusto. È stato commesso un errore nel voler accelerare, facendo anche, a mio avviso, al mio punto di vista, rispetto legittimo, per carità, anche alcune forzature particolari. Addirittura durante la discussione sulla fiducia, di solito le commissioni si sospendono, la Commissione Giustizia ha dovuto lavorare per tentare di portare in aula il più in fretta possibile un provvedimento che deve equilibrare il diritto alla tutela dell'onorabilità e della dignità delle persone, la libertà di informazione, il diritto all'oblio, la libertà della conoscenza. C'è tutto questo, 26 commissari in fretta avrebbero dovuto produrre un provvedimento che, se non ci fosse stato qualche senatore che si opponeva a questo tipo di impostazione, oggi non sarebbe stato in aula. Hai voglia a vedere gli articoloni che oggi stanno sui giornali? Sarebbe già legge destinata all'altro ramo del Parlamento. Di questo si tratta. Su questa questione io credo ancora una volta che si sia fatto un errore e si continua a fare un errore, perché sono argomenti in cui il mondo si interroga su queste questioni. Chi ha presentato la legge, io capisco, volete che non mi renda conto che c'è un'urgenza legata al caso di un direttore di un grande quotidiano, per carità, ma risolviamolo diversamente, perché tutte le proposte di legge, tutte le iniziative, tutte le modifiche normative, le mie per prima, che stanno intervenendo su questo argomento, sono perfette se fossero presentate il secolo scorso. Ha esposto di fronte all'opinione pubblica la necessità che il Parlamento legiferasse perché lui non andasse in galera. C'è anche una falsità intrinseca dentro questo assunto, perché il dottor Sallusti non rischiava la galera. Il dottor Sallusti, se avesse voluto accedere alla rinuncia, alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, non avrebbe minimamente rischiato la galera. È che in realtà il dottor Sallusti ha voluto lanciare una sfida plateale al mondo politico, facendo l'eroe e dicendo: io non accedo alla... trovo umiliante ricorrere all'affidamento in prova di servizi sociali, e quindi a questo punto voi dovete impedire che io vada in galera.
Lo ha fatto con toni particolarmente virulenti, i colleghi hanno ricordato che ha dato più volte di cialtroni ai politici in generale. Oggi è un, diciamo, uno sport facile questo di insultare i politici, noi non siamo indenni da critiche, però su questo fatto specifico proprio non credo che dobbiamo sentircela di accoglierle così a cuor leggero. Per di più, lo voglio ricordare, non so se l'ha fatto qualcun altro, ma mi sembra particolarmente rilevante il fatto che lo stesso dottor Sallusti abbia in un certo senso rafforzato questa intenzione polemica pubblicando le fotografie, i volti di 6 componenti la commissione, e lì secondo me diciamo, per la diffamazione è stato già condannato in via definitiva dalla Cassazione, ma qui siamo di fronte a un atto di natura intimidatoria. Si usa uno strumento di stampa per mettere alla berlina dei senatori, delle senatrici che stanno svolgendo il loro compito disciplinare.